Sia lodato Gesù Cristo. Io ho chiesto al curato d'Arso che faccia venire fuori 10 sacerdoti non in comunione con Bergoglio, che celebrano secondo il Vetus Ordo, in modo tale che io posso stare più tranquillo. Conosco poco e niente di San Gaetano che oggi festeggiamo, vi trascrivo quel poco che c'è nel breviario. Nato a Vicenza, credo a Tiene, infatti dichiarando San Gaetano da Tiene, nel 1480. Studiò diritto a Padova, fondò a Roma la Società dei Chierici Regolari, i Teatini. Morì a Napoli nel 1547, alla bella età di 67 anni. Ricordo, nei 5 anni che sono stato a Napoli, di aver visto una sua statua quando ero lì. Il breviario riporta una sua lettera, mi pare una certa Elisabetta. Parla come parlano i santi, vi trascrivo qualche frase da commento. Scrive: io sono un peccatore e di me faccio poco conto. Come tutti i santi si sentiva peccatore, perché? Io penso perché sentiva forte la contrizio cordis, la contrizione del cuore. Non saprei come tradurre questa parola, è il dolore del peccato commesso di fronte alla santità di Dio. Ovviamente non è paura di Dio, ma un forte dolore che viene dallo Spirito Santo per averlo offeso. Un accenno a questa contrizio cordis lo fa anche San Paolo nella seconda lettera ai Corinti, quando scrive: vi siete rattristati secondo Dio e così non avete ricevuto alcun danno da parte nostra, perché la tristezza secondo Dio produce un pentimento irrevocabile. Faccio un'altra nota mia: purtroppo in molti il pentimento era singhiozzo, peccano e si pentono, peccano e si pentono. No, il pentimento dovrebbe essere irrevocabile. Pensate a Sant'Agostino, un pianto grande di pentimento dei suoi peccati e da quel giorno non fu più lo stesso. Continua San Paolo: pentimento irrevocabile che porta alla salvezza, mentre la tristezza del mondo produce la morte. È la tristezza il vuoto dopo il peccato. Ripeto fino alla noia: con il peccato nessuno può essere felice. Ci si può illudere di essere felici, ma quanto esserlo davvero siamo ben lontani. In pratica l'impostore, sapete a chi mi riferisco, con la tecnica della rana bollita sta condonando il peccato, cioè dicendo: il peccato non esiste, fate quel che volete. È un progetto diabolico che renderà le persone più tristi e il mondo più nero, e nessuno parla, tranne pochi. Incredibile anche quello che dice il padre Livio, pazienza. Ma torniamo a San Gaetano, che diceva di essere un peccatore e credo che si sentiva tale, a differenza di me che dico di essere un peccatore, ma quanto a sentirmi tale sono ben lontano. Magari avessi sempre la contrizio cordis, magari reagessi tutti i giorni i miei peccati come facevano i santi. Scrive ancora San Gaetano nella stessa lettera: sii certa che noi siamo sulla terra pellegrini e viaggiatori, la nostra patria è il cielo. Niente di nuovo, questo è un messaggio centrale del Nuovo Testamento, tutto il Vangelo respira questa certezza, e così San Paolo. Non so voi, ma io sono rimasto, dire sconvolto forse troppo, ma certamente molto colpito da questi due testi di San Paolo che mo' vi cito. Quando ho letto per la prima volta la scrittura, ritengo che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che dovrà essere rivelata in noi. Non sono paragonabili, non sono condigne, non sono condigne. Tradotto significa che se anche tu avessi sofferto tutte le sofferenze possibili e immaginabili su questa terra, tutto questo è nulla, quasi nulla, rispetto a ciò che ci aspetta. L'altro testo di San Paolo dice così: il momentaneo leggero peso della nostra tribolazione produce una quantità smisurata ed eterna di gloria, perché noi cristiani
Non fissiamo lo sguardo sulle cose visibili, ma su quelle invisibili. Quelle visibili sono di un momento, quelle invisibili sono eterne. Siamo di passaggio qua giù. Se non ci credete, basta che aspettate. Anche per voi verrà il giorno in cui suonerà la campana da morto. Per me è la campana più dolce che ci sia. Io penso, ho pensato, perché a Pettineo la sentivo, qui non sento suonare nessuna campana da morto, il tale, la tale, ha raggiunto il porto delle sue speranze, il paradiso. A essere completi però non è così, purtroppo molti vanno all'inferno. Quella è la vera campana da morto, è la seconda morte di cui parla l'Apocalisse. Dunque San Gaetano, come tutti i santi, ci ricorda che qua giù siamo pellegrini e viaggiatori. Concretamente, questo cosa comporta? Il vedere le cose dal punto di vista dell'eternità. Più concretamente, vivere con grande distacco i problemi di qua giù. Purtroppo qui salta fuori Marx e ci dice che la religione è l'occhio dei popoli. Non si affrontano i problemi perché la prospettiva dell'eternità, secondo Marx, rende tutto inutile. Anzi, se non ho capito male il pensiero di Marx, i ricchi, i potenti, si servirebbero della religione per tenere sottomesse le classi inferiori. Ovviamente io non intendo fare più un'apologetica antimarxista, non ne ho il tempo. Dico solo che Marx si sbagliava alla grande. Ha travisato completamente il pensiero cristiano. Vedere le cose con distacco non significa assolutamente non affrontare i problemi di qua giù, anzi, ci si affronta meglio, con la prospettiva giusta. Qualche esempio, forse stupido. Santa Teresina una volta era un po' dispiaciuta perché il monastero aveva potato gli alberi del mini boschetto che c'era via Carmelo di Lisieux. Ma poi si è detta: devo pensare che sto in questo monastero solo oggi, pellegrini e viaggiatori, dicevo San Gaetano, e se domani parto, cosa mi importa che hanno potato gli alberi? Provate a pensare che abitate la vostra casa solo per oggi. Quanti meno problemi? C'è anche il rischio opposto, per carità, cioè di non occuparsi più del frigorifero rotto, della lavatrice rotta, della finestra rotta, della porta rotta, del pavimento che balla, del soffitto che cade, eccetera. Siccome di fatto ci staremo più di un giorno a casa nostra o in affitto, è chiaro che dobbiamo aggiustare le cose rotte, ma sempre con la chiarissima consapevolezza che un giorno lasceremo da defunti quella casa. Altro problema. Adesso la propaganda del regime ci dice che c'è il surriscaldamento globale. Per prima cosa bisogna vedere se è vero. Io personalmente dubito assai. Abbiamo visto cosa è riuscita a fare la propaganda del regime in questi ultimi anni. Ha messo in un concesso che sia vero, alla luce dell'eternità. Cosa mi importa se c'è il surriscaldamento globale, se tanto prima o poi devo comunque uscire da questa vita? E poi non è l'Apocalisse stessa a dirci al capitolo 16, il quarto angelo versò la coppa sul sole e gli fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini bruciarono per il terribile calore e bestemmiarono il nome di Dio invece di convertirsi. Cioè il surriscaldamento, ammesso e non concesso che sia vero, io non ci credo, potrebbe anche essere un castigo di Dio. Allora prova tu a fermarlo, è possibile. Siamo pellegrini e viaggiatori, dice San Gaetano, e allora concludo, sopportiamo con più allegria la vita, prendiamo con più serenità le malattie, tanto tra poco non ci ammaleremo più. Sopportiamo con più serenità il marito scontroso, voi, io no. E non solo perché non sono sposato e non ho nessuna intenzione di sposarmi, ma anche perché non potrei vivere litigando. Mi sono fatto frate per non sentire urlare. Non capisco proprio quelli che si sposano per litigare. E perché si sposano? Per litigare. Comunque sia, vedete piuttosto se per caso non date occasione al marito scontroso di litigare. Sopportiamo con più serenità le zanzare, sapendo che in paradiso non ci saranno più. Qualcuno è dispiaciuto all'idea che pare in paradiso non ci siano animali, pare, perché c'è un salmo che dice una cosa e Paolo VI che dice un'altra simile. Bene,
Diceva un frate: li metteremo in paradiso con le vipere, i topi, i pipistrelli, le zecche, le zanzare e quant'altro. Infine, per chiudere la predica, e perché non posso passare in rassegna tutte le situazioni, sapendo che siamo pellegrini e viaggiatori, sopporteremo con molta serenità la morte delle persone a noi care, fossero anche i figli. Veramente mi è capitato di sentire madri desiderare la morte dei loro figli. Però, che volete? Una doveva chiudersi in casa per paura del figlio, qualche altra, insomma, gli rendeva la vita un inferno e anche incomprensibile. Comunque, è solo questione di tempo, ci riabbracceremo presto nell'aldilà. La vita, dice San Giacomo, è vapore, atomis in greco, da qui la parola italiana atom, è un atomo, che appare e poi scompare. Coraggio dunque, per fortuna ci siamo solo di passaggio. Sia lodato Gesù. Sempre siamo stati.